Italian Solana Alliance, round table number two. Siamo live in questa super edizione con noi. Wedro di NFIT, Gaetano de Crypto Game e Sam e Davide di 2140 Podcast. Sciocca la zanzara, grandissimi! Eccoci. Eccoci, buonasera, buonasera ragazzi. E per chi Buonasera. non lo sapesse, ognuno, ogni chiamiamolo influencer, ogni content creator può andare in video sharing, e quindi ci sarà numeroso pubblico, soprattutto perché abbiamo una puntata che è incentrata su tutte le novità che riguardano la straordinaria ascesa dell'ecosistema Solana, iniziata più di 6 mesi fa. A questo punto, fuoco alle polveri, io partirei subito con l'asso di bastoni. Ma Ricordiamo scusa un attimo, ci hai presentati tutti e non ti presenti te. Abbiamo con noi Eugenio Benetazzo. Cioè, diciamolo. ragazzi miei, un applauso. Abbiamo con noi Torino Dao, un saluto. Sì, Ci ascolta. Torino di nome, no, Dao di cognome. Stavo menzionando, sì, che l'idea della ISA, Italian Solana Alliance, è nata babbiando, chattando tra me e Pietro svariati mesi fa, con l'idea appunto perché con 2024 creiamo un contenitore per tutti i believers e gli adopters e Dai, i users tutti di gli Solana, else. per far capire tutto quello che si sta sviluppando, soprattutto dal punto di vista pratico, perché quello che abbiamo da dire in più rispetto a tanti altri che magari o denigrano o si stanno avvicinando a Solana è che noi siamo operativi, cioè utilizziamo address, i protocolli, exchange, DEX, tutto quello che c'è ormai da anni, senza dimenticare gli NFT. E qui subito l'asso di bastoni, partiamo con te, Pietro. Cosa è cambiato, o come potrebbe cambiare il mercato degli NFT di Solana nei prossimi mesi, visto che adesso abbiamo assistito a tantissimo interesse per i token, le meme coin di Solana, e questo ovviamente ha prodotto anche un po' di deflusso di capitali da quel mercato, da quel settore, verso chi, dal punto di vista della redditività, della performance nel breve termine, ha già dato soddisfazione. Quindi è un po' antiteticamente quello che accadeva più di un anno fa sul mondo NFT. Pietro. Allora, diciamo che è ben noto a tutto l'ecosistema generale il fatto che le meme coin in questo momento non abbiano intenzione di andarsene. E da un certo punto di vista è positivo per chi riesce a sfruttare la wave, però in qualche modo si sperava che Solana non fosse una copia di quello che è stato Binance, di quello che è stato Ethereum con tutte le meme coin. C'è da dire però che Solana dalla sua parte al fatto che per via proprio della facilità delle transazioni, del basso costo e della velocità, favorisce, diciamo, l'afflusso di questi capitali enormi che stanno circolando giornalmente. Ora poi chiaramente ci sono delle ondate di massimi, diciamo, massima capitalizzazione, poi ci sono momenti di respiro, però in linea di massima l'attenzione in questo momento è completamente incentrata su quello. E c'è un fatto interessante in questa cosa, perché quello che fanno le meme coin essenzialmente non è altro che gambling allo stato puro, ma a differenza di quello che è stato la sofferenza per gli NFT di Solana, ossia trovare costantemente holder benefit, utility, qualunque cosa che potesse esserci dietro a un progetto, che era un po' la sua zavorra, cioè ogni progetto che stabilisce una roadmap finisce sempre
per essere schiavo di, dei suoi holder, perché quando fai questo, ma questo quando è pronto, ma quando aumenta il prezzo, ma cosa succederà, ma cosa succede, eccetera, eccetera. Quindi le meme coin tolgono dall'equazione il problema dell'holder benefit, perché tutti sappiamo che dietro le meme coin c'è semplicemente culto, cultura, eccetera, eccetera, e gli NFT in questo momento stanno lì, i founder dei progetti stanno sviluppando, forse, speriamo, almeno quelli che ho comprato io, e in realtà gli NFT adesso non li sta guardando nessuno, proprio per questo motivo, perché un progetto NFT che si dà per un progetto a lungo termine, ovviamente è schiavo del tempo, perché tanti progetti hanno bisogno di tempo per carburare, e non è detto ovviamente che effettivamente riescano, e quindi in questo momento l'attenzione è completamente sulle meme coin, anche perché sono più facili in qualche modo, perché tu puoi comprare quante ne vuoi, cioè puoi comprare l'allocazione che vuoi, ti fa la moltiplicazione che vuoi, cioè ti fa un 2x, un 3x in base a quello che hai comprato. Gli NFT invece entra a quel prezzo lì e devi comprartene uno o due a seconda di quanto è, di quanto sono grandi le tue bag, e sperare, diciamo, che il progetto prenda piede, cosa che, tra parentesi, legata, diciamo, a questo concetto di community e non utility, che andava di gran moda su Ethereum ai tempi addirittura di Bored Ape, lo stiamo vedendo adesso su Ordinals in realtà. Quindi community che spingono progetti che non hanno alcun senso di esistere in termini di utilità, però comunque hanno il loro, trovano il loro spazio e riescono a carburare, a fare, insomma, avere dei floor price veramente importanti, perché parliamo, alcuni NFT floor price hanno $20,000, $40,000, e roba che su Solana non si vede da un bel po', salvo qualche eccezione, giusto Madlads, ma quello sappiamo essere un progetto a sé stante. Per quanto riguarda quello che succederà in futuro, come, diciamo, sostenevo e continuo a sostenere, ora gli NFT sono un asset un po' pericoloso, perché non sappiamo se Solana ha intenzione di fare ancora un 2x, un 3x, un 4x, visto che, diciamo, da pronostico adesso si stanno chiamando i $1,000, diciamo, come caso più bullish in assoluto, ma non è così impossibile a mio modo di vederla, almeno, diciamo, magari nel corso dei prossimi 2 anni, bull market permettendo. Quindi, come già ti dicevo 6 mesi fa, se Solana va a questi prezzi qua, gli NFT ovviamente, cioè, dove vanno? Il problema non è tanto quello, ma nel momento in cui Solana decide di stabilizzarsi da qualche parte, allora a quel punto riusciamo a apprezzare gli NFT, può, diciamo, ricrearsi una FOMO per questi NFT, e nulla toglie ad alcuni NFT che adesso magari stanno a $5,000-$6,000 di riuscire a fare una run sui $20,000-$30,000. Questo, diciamo, è, io sono convinto di questo, e ho ovviamente alcuni nomi in testa, e a maggior ragione adesso io andrei a cercare quei progetti che racchiudono al loro interno uno storico di anni di costruzione, che hanno da parte raccolto fondi importanti e che in futuro riusciranno a creare un valore e dare effettivamente qualcosa ai propri holders. Quindi tutti gli NFT che droppano qualcosa, tra l'altro adesso sta andando tanto di moda la cosa, se tu holdi l'NFT X ti andiamo a airdroppare il token, che sta arrivando, l'ha lanciata un po' Madlads questa cosa, però adesso stiamo vedendo che tanti stanno entrando in quel, diciamo, in quella wave, che è molto interessante come cosa, perché l'NFT è il core della community, perché sì, meme coin vanno bene, però il 99% non durano abbastanza, cioè non durano sufficientemente da riuscire a creare una community solida. Gli NFT invece riescono a creare community effettivamente solide, durature, quindi andare a premiare gli OG di Solana che hanno quegli NFT lì con token su Solana, allora la cosa prende senso, è logica, e questo direttamente aumenta il valore. Pietro, cioè, visto che entrambi apparteniamo alla DAO di Torino, e salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando, lo anticipiamo perché sarà uno dei prossimi, una delle prossime operazioni che saranno discusse in Town Hall, ossia a un giorno prefissato si farà lo snapshot di tutti gli address che detengono almeno un NFT, e poi ci sarà un premio, appunto, due drop, il primo con una meme coin, così
per testare proprio l'operatività, e un secondo invece con un token sempre di Solana più di maggior rilievo, che riteniamo possa nel tempo darsi dare apprezzamento. Ritorniamo da te al prossimo giro per concentrarci su alcune collezioni NFT. Gaetano, anche tu sei un early adopter e un believer di Solana, io ti ho conosciuto proprio grazie anche a questo, vedo che hai nel tempo effettuato non solo test, ma proprio un'operatività su on-chain di un certo spessore che non si vede altrove. Come potresti o come ti sentiresti di provare a descrivere come si è evoluto l'ecosistema di Solana in questi ultimi 12 mesi, cioè dall'inizio 2023, chiamiamolo così, post-trauma, criptoglaciazione, sino ai giorni nostri. Qui faccio una parentesi anche per creare FOMO sul prossimo evento. Tanti mi chiedono, ma tu quella volta là, come mai che erano tutti che si strappavano i capelli, sei andato pesante su Solana e così via? Primo, era già da svariati mesi che avevo iniziato a utilizzarla al posto di Ethereum, quindi dalla DeFi e così via. Ma quello che mi ha dato la luce verde è stato aver partecipato al breakpoint di Lisbona, perché una settimana, 10 giorni dopo è accaduto il crash di tutto il mondo. Se non avessi avuto i feedback di sviluppatori, builder, sistemisti e così via, probabilmente anch'io mi sarei fatto trascinare dall'ondata di panico. Invece, avendo visto, parlato, rendendomi conto di che cosa si stava costruendo, ho detto no, questa community dimostra resilienza e adesso è il momento di fare calare l'asso di bastoni per ipotizzare il miglior trade degli ultimi anni. Gaetano. Sì, allora Eugenio, intanto grazie del tempo che mi stai, l'opportunità che ci stai dando. Dopodiché, quello che tu hai detto è effettivamente il sacro graal, il santo graal che io vado sempre a utilizzare per andare a scegliere insieme alla user experience una blockchain piuttosto che un'altra. C'è stato un periodo in cui ero proiettato molto su Ethereum. Quando Ethereum ha cominciato a spostare quella che era proprio la community, la logica, verso attività esterne, quindi layer 2, chiamiamoli con il loro nome, quindi stiamo ragionando del tipo facciamo bandiera bianca, pensiamo ad anni ed anni di soluzione per la scalabilità e ci spostiamo su layer 2, allora a quel punto ho compreso che quella che attualmente alcuni raccontano come una vittoria, in realtà a mio avviso comincia a essere una sconfitta. Perché una sconfitta? Perché non è una soluzione, è una soluzione tampone, una soluzione best effort a quella che poteva essere una soluzione in caso si andasse verso magari scelte differenti come quella che si stava pian piano attuando, di cui tanto se ne è discusso, magari utilizzando praticamente delle catene parallele. Ecco, sì. Questa scelta che purtroppo è stata poi abbandonata per dare la vera scalabilità di Ethereum, adesso si parla solo di layer 2, diciamo per me è stata una forte sconfitta. E nel contempo ho cominciato a guardarmi intorno. Guardandomi intorno ho visto Solana, che in quel momento c'era il panico che tu iniziavi a dire, e ho visto che il prezzo stava crollando, tutti parlavano di investitori, ma nessuno parlava di sviluppatori. Nessuno parlava che nel 2023 già avevamo una crescita di una percentuale elevatissima, di più del 130% del numero di sviluppatori presenti su Solana. Siamo passati dal 2023 al 2024 da 1.475 sviluppatori. C'è un'applicazione simpatica che ti fa praticamente scaricare la lista delle persone che sono attive in questo momento sull'ecosistema Solana. Quindi quando dico 1.475 intendo 1.475 persone attive. Quando dico 3.000 persone nel 2024 e siamo ancora a Q1 2024, oggi è il 27 marzo, lo stiamo completando, parliamo di 3.000 persone attive. Abbiamo raddoppiato il numero di sviluppatori attivi su Solana.
e di questi sviluppatori, chi magari bazzicava anche su Ethereum può vedere nomi di persone che su GitHub magari sviluppavano anche su Ethereum. Quindi ti trovi persone pro Ethereum che pian piano hanno cominciato ad apprezzare l'ecosistema Solana e hanno cominciato a capire che effettivamente è piacevole sviluppare su Solana, è bello, è divertente, cioè qualcosa che veramente appassiona. Magari lo sviluppatore in sé per sé non ti va a abbandonare la chain nella quale ci ha sviluppato per anni, perché ha fatto figli, ha fatto progetti in quella chain. Quindi più che altro magari si sposta altrove, mantenendo quindi i propri progetti, anzi cerca di spostarli verso magari ecosistemi che in questo momento stanno pian piano cominciando a sbocciare, come ad esempio quello di Solana. Dico sbocciare perché ancora non siamo in una fase completamente definitiva in quella che è la blockchain di Solana. Ancora manca tanto, solo quest'anno basta pensare che stiamo tutti attendendo quel fatidico giugno, si spera giugno, con l'uscita di Fire Dancing, Fire Dancer, che praticamente va a cambiare tanto nell'ecosistema Solana. Ultimamente è uscito pure un approccio risolutivo a quelli che possono essere anche i blocchi della chain, che tanto hanno fatto diventare il paradigma della chain che si blocca. Ecco, questo è il grande paradigma della chain che si blocca. Già rispetto all'anno passato siamo ancora in una fase beta, perché non lo dico io, lo dice il versioning praticamente del progetto. Siamo in una fase in cui siamo passati con svariati blocchi negli anni precedenti a un 99,94% tra marzo 2023 e febbraio 2024 con uptime della chain. Ci abbiamo un unico downtime che si è stato segnalato nel febbraio 2024, che è durato pochissimi secondi. Abbiamo un numero di... abbiamo la cosa bella è che abbiamo... Gaetano, ricordiamoci che in quel momento là era partita la bear mania. Ecco ragazzi, shortate Solana che adesso crolla, esatto. Tutto. Quanto sono durati? Esatto. Cioè, è durato pochissimo. Uno dice, vabbè, ma la blockchain è qualcosa che non si è bloccare, prendi Bitcoin, non si è mai bloccata. Questo è anche vero. Però le soluzioni che stanno mettendo in atto... cioè, chi sta nel mondo ICT, io praticamente sto nel mondo ICT e ci vivo, il mio lavoro, ci ho studiato, eccetera, quindi chi bazzica questo settore, sa che qualsiasi soluzione nuova che esce ha bisogno di essere ottimizzata. Quello che viene fatto su tutto, cioè non è che in questo momento uno si basa, il fatto si blocca, fa schifo, la butto nel dimenticatoio, no. L'ingegneria che c'è dietro ti trova il problema, ti capisce la soluzione, mette in atto un'alternativa valida praticamente che ti va a rafforzare e va quindi a creare quella che è la robustezza poi alla fine della soluzione che deve mettere in atto. È quello che stanno facendo su Solana. Se non avevamo un 99,94% di uptime tra marzo 2023 e febbraio 2024, se abbiamo questi valori è perché in questo momento abbiamo gente che, nonostante le transazioni che ci sono su Solana, e attenzione, non ci sono mai state così tante transazioni, perché non ci sono mai state così tante meme coin, e anche questo è vero, e le meme coin, ricordo, giusto per ritornare su Ethereum, che quando c'è stato ai tempi, chiamavola meme coin, i gattini che venivano venduti ai tempi su Ethereum, hanno bloccato Ethereum, ma l'hanno bloccata, l'hanno devastata, mi ricordo. Era 2017, mi sembra, non mi ricordo adesso l'anno, però mi ricordo che è stato devastante questa cosa dei gattini, dei CryptoKitties, là. È stata una cosa devastante. Cioè, quindi per farti capire, è che allora che fai? Butti Ethereum nel dimenticatoio? Anche l'hanno cercato di rimediare, ma Ethereum ha un problema di base, su come è stata costruita, per il quale in produzione è difficile risolvere o trovare una soluzione che possa garantire effettivamente quella scalabilità. L'approccio è stato andare per strade meno tortuose e a passare praticamente su layer 2. Quindi questo è quello che è successo. Anche il discorso delle dApp, e quindi torniamo anche a una logica di quello che è l'aumento degli sviluppatori, il numero delle dApp su Solana praticamente, se rapportiamo ad Ethereum, Ethereum era 7 volte praticamente a partire dal Q3 2023, quindi sì, il dato, abbiamo praticamente un numero di DApp che era 7 volte inferiore a quello di Ethereum. Attualmente il numero delle DApp sviluppate su Solana si sta quasi avvicinando praticamente a un valore significativamente uguale a quello che c'ha Ethereum.
quindi potremmo dire anche per gli NFT possiamo quasi dire che quelli c'è più pubblico rispetto a quelli che ci abbiamo su Ethereum. Cioè, quello infatti è una delle principali analogie che ho iniziato a notare quando ricevo i report lì di tutti i soggetti che fanno previsioni su i prossimi 12-18 mesi. Non si può ipotizzare che succederà come a Ethereum, che passò da $50 a $5,000, perché all'epoca ci trovavamo in condizioni cosiddette socio-economiche e macroeconomiche che fossero irripetibili, cioè la pandemia e tutto il resto. Oggi infatti, se notate, almeno amici, conoscenti, colleghi e così via, non è che siano così tanto interessati né a Bitcoin né a Ethereum, cioè cercano un'alternativa più a buon mercato. Sam e David, in tal senso, qual è il feedback che avete avuto voi con la vostra community in questi ultimi 3 mesi, proprio in relazione alla performance di Solana, ascesa della meme mania, e poi se avete iniziato a avere feedback anche con interazioni più evolute, quindi niente gattini, niente draghetti, ma magari perpetuals sui DEX di Solana, quello che potrebbero portarci perpetuals nei prossimi mesi. Bene, Wedro, hai suonato il gong. Wedro, sei un monaco tibetano. Si è sentita una mina devastante. Allora, siamo avuto entrambe. Grazie mille per il gancio, no? Perché volevo collegarmi proprio a questo discorso delle meme coin. Allora, intanto, vabbè, su Solana tutti super bullish, tutti super contenti di quello che è successo all'interno della nostra community. Non vogliamo doxare nessuno, ma abbiamo un pazzo all'interno della nostra community che ha fatto 5 cifre vicino alle 6 cifre con una cifra di trade in long 1000, quindi nel senso chapeau, non lo doxiamo, ma sei nostro padre, già lo sì, sai. Sì, sì. No, diciamo che da $4 a 75.000 con leva 1000 per su Rollbit è stato uno di quei pazzi che ci hanno provato, ma questo pazzo qua effettivamente ce l'ha fatta. Ma in quel caso non è investire, fare gambling. Infatti ancora l'ha fatto su Rollbit, l'ha fatto, sì. No, sì, è stato uno di quelli che ce l'ha fatta, però effettivamente, se posso dire, comunque, non dico sia stata una safe play, perché vabbè, se ci metti in mezzo una leva 1000, ok, però anche se una persona avesse fatto appunto con una leva un pochino più bassa, comunque conoscendo effettivamente il mondo di Solana, community di Solana, community di developer, come hai detto te anche prima, che sei andato al breakpoint, hai visto comunque la voce degli sviluppatori, hai sentito la voce delle testimonianze degli sviluppatori e ti sei convinto effettivamente che qua c'era qualcosa di gustoso. Effettivamente una play di questo tipo è un qualcosa, intanto, che ha la possibilità di dare life changing returns, e intanto comunque non era così tanto impossibile da fare, perché appunto bastava solamente informarsi. Per cui mi dispiace, ragazzi, tutti coloro che non hanno fatto queste play allucinanti sono in realtà dei Bitcoin maxi latenti, ve lo diciamo. Avete la sindrome, mi dispiace, un po' come il Parkinson, in verità. Fate voi i conti con il vostro essere demone interno, come si chiama, sì, quello. Comunque, per quanto riguarda le meme coin, io trovo che questa narrativa sia particolarmente interessante, perché mi trovo anche d'accordo con quello che diceva Wedro di NFT. Nel senso che stanno agglomerando al loro interno tutto quello che è proprio i gamblers folli, appunto la parte sbagliata del mondo cripto, se vogliamo, la parte che non ha intenzione di approfondire certe tematiche, ma comunque si ferma alla mera speculazione, in modo da comunque andare a creare altri mercati, quindi cripto all'interno di Solana, NFT all'interno di Solana, che sono effettivamente molto più stabili e hanno molto più un riflettore puntato su di loro, per far sì che le loro sfaccettature positive vengano viste ancora di più. Anche perché se comunque vai a togliere una componente di utenti fortemente speculativi da tutta questa serie di progetti, effettivamente tutta questa serie di progetti hanno la possibilità di buildare molto di più, hanno la possibilità di magari non vedere sin da subito
100x, 200x e cose folli, in modo tale che effettivamente anche il loro ego venga, il loro ego venga in un certo senso tenuto a bada e che quindi si mantenga proprio il focus da bear market. Adesso cercate di capire quello che sto dicendo, comunque il focus da bear market che ti fa dire ok, siamo qua, è tutto abbastanza tranquillo, focussiamoci sul buildare perché poi i ritorni li vediamo quando tutto va effettivamente come deve andare, perché se un prodotto è valido ovviamente avrà il suo momento per brillare. Certo, certo, no, quello che vale la pena anche dire è che si parla sempre, no, della narrativa Ethereum Killer, si parla di questo dualismo che in verità non è mai stato un dualismo, perché è giusto che in un ecosistema che si vanta di essere decentralizzato, per quanto poi sappiamo che Solana, come Ethereum, come qualsiasi Layer 1, abbia le sue componenti giustamente che vanno tenute d'occhio con un qualcosa di centralizzato, perché sennò non siamo ancora al punto utopico in cui tutto può funzionare senza nessun tipo di burattinaio, anche se in questo caso il burattinaio è stato comunque dilazionato, quindi non è che stiamo parlando di Walmart o comunque un'istituzione molto centralizzata. Eugenio, il vero Ethereum Killer, intanto ci arriva dalla chat, sono d'accordissimo. Dicevo che quello che è sempre mancato, certo, la nostra, è vero, la nostra community, quello che a mio avviso è sempre mancato per una blockchain nella sua coesistenza pacifica con Ethereum è stata una di due cose, ovvero una è l'ecosistema pratico, quindi con use case, ma non solo, in generale persone che popolino ciò, fango, e dall'altro lato l'efficienza tecnologica. Stiamo vedendo con Solana che finalmente c'è un competitor che ha sia il trend dalla sua parte, la moda, le persone in cripto che non solo le whales ma anche i retail un po' più piccoli, le persone con un po' più di esperienza che non sono ancora a livello di poter manipolare il mercato, usano Solana perché non c'è più una vera e propria un'uscita, non c'è un'uscita per dire ah ok, tanto vale usare Ethereum o tanto vale comunque affidarsi al caro vecchio mondo che, con cui ci siamo abituati quando sì, abbiamo approcciato questo mercato. Sam, non hai percepito il ruolo di killer application, sì, possiamo utilizzare questa parola per Phantom rispetto a MetaMask, per chi è new adopter. Assolutamente, quella è devastante, è davvero devastante. Ma infatti anche lì, poi magari torniamo sul discorso perp e via dicendo, però ora come ora comunque stiamo vedendo una situazione nel quale i grossi pilastri, che sono stati i pilastri fino ad ora del mondo cripto, stanno venendo un pochino soppiantati dalle nuove tecnologie, che non hanno più il ruolo di newcomers, di bambini che vogliono credersi più grandi della compagnia, ma effettivamente arrivano e sono quei piccoli geni che dici, merda, ma c'hai 10 anni in meno di me, sei fortissimo. Esempio stupido, abbiamo da una parte magari MetaMask, dall'altra parte wallet molto più completi come può essere un Rabbi, come può essere Phantom. Un Phantom e via dicendo, no? Sì. E io personalmente ero scettico su sta roba, no? Perché comunque sono sempre stato utilizzatore di MetaMask, comincio a usare Rabbi e dico cazzo, questa roba qua effettivamente funziona da Dio. Sì. E se non si vuole trovare soluzioni così complicate, comunque diciamo piene di funzionalità come Rabbi, c'è appunto tranquillamente Phantom, che anche su mobile va a vincere una grandissima challenge contro MetaMask, ovvero quello di riuscire a funzionare da Dio anche da mobile. E non è una cosa da poco. È un qualcosa che comunque, se ci pensi, è probabilmente uno degli strumenti migliori quando si tratta di onboardare la nuova generazione di utenti cripto, che probabilmente si avvicinerà al settore proprio in questo ciclo di mercato. Cioè, per cui la trovo una cosa super super interessante vedere come si sta rinnovando questo settore. E lo chiedo a tutti quanti, partiamo da Pietro, poi andiamo da Gaetano e anche da voi. Vi è risultato che in questi ultimi due mesi amici, conoscenti, colleghi o qualcuno che magari nel mondo cripto più di tanto non è che interessi, però ha sentito che e vi abbia chiesto come si fa a investire su Solana al posto di voglio comprare Bitcoin, voglio comprare Ethereum, vi è capitato? A me personalmente no, però ho assistito ad alcune conversazioni al supermercato dove parlavano di Bitcoin, qualcuno che ribatteva sì, però ci sono delle monete con il quale puoi fare dei gain importanti da un giorno all'altro, ma secondo te Bitcoin può andare al... cioè se io investo in Bitcoin quanti soldi posso fare? Le classiche chiacchiere, proprio quelle
da retail, che però secondo me non sono ancora arrivati del tutto, cioè sono ancora nella fase in cui si fanno le domande, però non sono ancora effettivamente entrati, secondo me. E tra secondo me questi che hai sentito non ci arrivano proprio. No. Ma eri tipo a Genova Sturla, dove eri? No, ero a Genova Centro pieno, centro okay. storico. Allora ci sta. Però la cosa che, parentesi diciamo rispetto, cioè parentesi coerente con questa cosa, manca secondo me ancora, che è una cosa che ho sentito nello scorso bull, perché io sono entrato attraverso questa cosa qua, il gancio dell'exchange, cioè gli exchange che ti danno l'incentivo per entrare nel mondo cripto, perché io alla fine cioè, sono entrato perché mi attirava la cosa di crypto.com, la cosa della facilità di gestione degli asset e quant'altro, e poi quello ho iniziato diciamo farmi le prime abilità nell'ambiente, e poi da lì è nato tutto il resto, però l'exchange come porta d'ingresso ora non lo sento, cioè non vedo gli incentivi grossi. Bellissimo. E tu Gaetano? Mi è capitato, a voglia, tanti amici, ma che adesso sta crollando il mercato, che facciamo, che faccio, esco? Io ho detto, io quando tutto crolla, se esci ti fai più male di quando tutto sale, cioè stai prendendo un coltello mentre cade, cioè ti stai facendo veramente male. Che facciamo? È proprio un classico. Se ti rimane un briciolo, mi prendo la responsabilità, non ho mai dato consigli finanziari, metti tutto su Solana. È andato all'in su Solana, questo ragazzo, oggi a $200, eravamo a $9 e qualcosa. Ma adesso ho più di prima, ho più di quando ero in bull run, che devo fare? Io ho detto, questo vedi della tuccia, io non ti posso dare un altro consiglio. A quanto arriverà? Io ho detto, se avevo la bacchetta magica, la sfera di cristallo, ti posso dire che stiamo comprando codice, hai comprato codice sorgente, c'hai un sacco di sviluppatori che stanno crescendo e ti stanno sviluppando là sopra, quindi è un ecosistema che in questo momento ti garantisce una crescita. Poi, attenzione, parte la guerra tra la NATO e la Russia, ci mandano in guerra pure a noi, portati il Ledger al collo, ma cioè, a quel punto crolla tutto, sì. Si deve crollare però. Sì, effettivamente questo è adesso il, non dico il rischio, ma uno scenario che bisognerebbe iniziare a soppesare, perché io vedo un'euforia e un ottimismo un po' dappertutto adesso, cioè come se quest'anno dovremmo vedere su Bitcoin super nuovi mega livelli di prezzo. C'è un allineamento omogeneo su, vedrete, su nuove quotazioni, tutte trainate da questa enfasi mediatica attorno a Bitcoin, che senza Bitcoin sta comprando tutto il mondo Bitcoin, siamo lì ancora impallati a 70.000. Si ritiene che dopo l'halving, statisticamente per quello che vale tre volte, ci dovrebbe essere una certa contrazione sul prezzo di Bitcoin. Chi parla di un meno 20, chi addirittura un meno 30. In questi casi, perché l'abbiamo notata sia la resilienza che anche una fase di decoupling di alcune altcoin, vi aspettate che si segua a ruota l'andamento di Bitcoin, oppure è anche il nostro auspicio che si inizino a enfatizzare, ad aumentare appunto i fenomeni di o decorrelazione o meglio ancora di decoupling, per cui se questo si verifica su Bitcoin, le altre vanno per la loro strada. Dopotutto l'halving che cosa riguarda l'halving a, che ne so, a Cardano, a Ethereum, a Solana e così via. Chi va? Vedro, ma te. Io forse sono il meno esperto di tutti su tutto questo aspetto, però vi posso dare il punto di vista di un retail proprio base, e la mia sensazione è che non siamo neanche ancora arrivati in quella fase in cui le altcoin diventano shitcoin, e mi ricollego al discorso di prima, cioè le altcoin stanno pompando solo quelle capitalizzate bene o quelle che
sono promettenti, però cioè, non ha ancora visto effettivamente un pump di, diciamo, alcuni asset che si dice possano essere promettenti, però no, effettivamente dov'è la ciccia ancora? Ed è una cosa che mi aspetto, però come era successo nello scorso ciclo, cioè 2021, c'era stato il doppio picco di Bitcoin e durante la prima corsa, prima diciamo del dump importante, che è stato un dump enorme, perché pare che sia andato sui 30.000, forse anche sì, 30.000. Sì, sì. Anche meno. Prima avevano pompato determinate alts, ma non tantissimo. Durante il secondo picco è lì che poi l'alt season secondo me ha dato il meglio, perché cioè, abbiamo visto Polk adotta tipo 40, 50, 55. 60, vabbè. 55 c'è stato Solana che la TH l'ha fatto nel secondo ciclo, quando nel primo in realtà non si era mossa più di tanto. Sì. Sì, aveva fatto da diciamo prezzo di ICO a mi pare $40, poi dump e poi 250, e come questa c'era tutta un'altra serie. Quindi in realtà adesso che tutti si aspettano che il halving sarà un evento di dump di Bitcoin, che era una cosa che pensavo io, perché logicamente, nel senso, prima o poi si deve fermare un attimo, deve respirare un attimo, però a sto punto, visto che tutti pensano che sarà un evento di dump, secondo me invece sarà un evento di pump, e probabilmente il dump arriverà dopo. A questo punto, cioè, è troppo ovvio. Cioè, quando è troppo ovvio, poi succede sempre il contrario. Funziona, cioè, per me funziona così. Mi sembra un'ottima tesi, Guetrone. Diciamo sì. Che la cosa dell'ovvietà che diventa poi totalmente ovviata e corretta dal mercato, credo sia... l'ovvietà è che non c'è nulla di ovvio, quindi assolutamente mi trovo allineato con te. Credo anche che, per parlare brevemente dell'halving, prima di parlare anche del punto primo, ovvero qual è la percezione magari del retailer o del nuovo arrivato su Solana, se ci è capitato, perché anche noi abbiamo esempi che piovono dal cielo, e credo che essendo arrivati all'all time high prima dell'halving, che è una cosa sostanzialmente mai vista, io mi aspetto personalmente una fase di rintracciamento moderato e consolidamento in laterale, a meno che di eventi macro molto importanti. Abbiamo visto che c'è stato un attentato molto grave a Mosca, non si sanno ancora le parti coinvolte al 100%, si sa del Dagestan, cioè di una serie di termini che, se diciamo anche su Twitch, ci banano, quindi lasciamo perdere, e potrebbero esserci eventi anche un po' più drastici, ancora più drastici di questi, che diventino un vero e proprio Black Swan, può essere. A meno che di ciò, però, io mi aspetto un consolidamento laterale con una correzione post-halving e per poi vedere il classico pump di fine anno, anche perché nel Q2 c'è anche tanta iperestensione nello stock market, nell'azionario, quindi è difficile che in queste condizioni macro, sia economiche che sociali, potremmo vedere un'altra leg up gigantesca prima del Q4, almeno in mia opinione. C'è anche il ciclo presidenziale da considerare, quindi il Q2 potrebbe essere a tutti gli effetti l'ultimo momento in cui la Fed e in generale le varie istituzioni monetarie lasciano un po' di spazio al mercato per andare per i cavoli suoi, invece che sostenerlo anche un po' artificialmente con varie policy a livello aziendale. Quindi io da quel punto di vista lì, quella è la mia opinione. Dal punto di vista invece del decoupling, o del decoupling, chiamiamolo come vogliamo, credo che siamo non ancora al momento di non vedere un movimento fisiologico in cui il mercato segue BTC al primo dump importante, perché l'abbiamo visto anche in questi giorni. Oggi c'è stata una notizia molto molto tranquilla alla fine per gli standard crypto, in cui Coinbase potrebbe aver agito come una security non registrata agli occhi della SEC, e c'è stato comunque un movimento di tutto, anche di coin legate a progetti e a use case che non c'entrano proprio nulla. Quindi credo che sicuramente in un'ipotesi di un dump importante la correzione fisiologica di tutto il settore ci sia. Credo anche che rispetto agli scorsi cicli ci siano delle narrative impossibili da ignorare, e soprattutto per gli investitori astuti vedremo tanti capitali grossi muoversi prima all'interno di queste coin piuttosto che aspettare una correzione incredibilmente gigantesca, perché prendiamo in questo caso l'AI, a breve potremo vedere il quantum computing. Ci sono delle cose che gli scorsi cicli non c'erano, quindi credo sicuramente che ci sarà un decoupling, magari con una fase intermedia.
Sì, semplicemente si tratta, mi trovo molto d'accordo con quello che dici, perché secondo me si tratta proprio di arrivare a una fase nel quale il mercato raggiunge quello stadio di maturità che magari negli anni scorsi non aveva, cioè gli anni scorsi magari stava facendo la sua fase di sviluppo, no, per diventare un bambino grande. Da in discoteca. E ora come ora invece effettivamente si sta facendo riconoscere anche il mercato altcoin in generale come un qualcosa di effettivamente solido, perché non sono più viste tante come altcoin generali, ma come progetti oramai established, perché comunque hanno alle spalle uno storico di anni che gli permette di far vedere che hanno un certo livello di resilienza rispetto al mercato, ma non solo, cioè più che altro proprio un livello di utilità e motivo, cioè proprio ragion d'essere, sì, in quel senso lì. Assolutamente. Per ritornare un attimo indietro al discorso di gente strana che ti approccia per strada, queste cripto, queste criptovalute, penso che ormai ci stia succedendo bene o male a tutti, cioè a tutti coloro che sono all'interno di questo settore, chi più o chi meno, riceve comunque domande da persone che magari fino a un attimo fa si interessavano dei carrier mattini di plastica, vengono da te e ti dicono: zio, senti, ho trovato questa meme coin, si chiama nome Ethereum. No, guarda, ho visto questa roba qui, si chiama USDT, solamente un dollaro. Ma se ti do 10.000 dollari, li metti in USDT, quando me ne dai 12.000? Sì. Bro, Smog, attenzione, non financial advice. Smog is the new USDT. Questa la faccio vedere, perché l'abbiamo aggiunta. La meme coin di Milano. Cioè, acquisto Degen, come dicono i ragazzi giovani, per la DAO, $250, perché ma la Lombardia quello possa fare chissà cosa. Adesso io non entro nel merito tanto di meme coin. Se siete dei user che fanno elevata movimentazione su on chain, ne devono essere arrivate in queste ultime due mesi una proliferazione abnorme. Gaetano, invece, nel tuo caso, che cosa ti aspetti tra impatto halving e ecosistema solare? Allora, intanto io sono spaventato dal fatto, dici tu, ok, una cosa legata all'ETF di Bitcoin, sono un pochettino spaventato dal fatto che abbiamo avuto effettivamente una crescita del mercato prima dell'halving, cosa che non si è mai verificata. Credo sempre fermamente che in questo momento l'halving, anche per rispondere a una domanda che ho visto, l'impatto anche sui miners sostanzialmente, il dimezzamento, in questo caso non stiamo passando da 12 a 6, ma stiamo passando da 6 a 3, quindi abbiamo ridotto praticamente quel delta di numero di Bitcoin minati per blocco, quindi anche in termini di pressione di vendita è nettamente inferiore rispetto a quella che potevamo avere comunque negli halving precedenti. Quindi non mi aspetto grandi cambiamenti di diminuzione della pressione di vendita, perché giustamente hai un prezzo più elevato, ma stai effettivamente anche giocando sul fatto che non hai più quel guadagno che avevi magari prima, che potevi avere prima. Un conto è 12,6, avevi un 6 di differenza, ora virgola, eccetera, eccetera, rispetto ad adesso, e ancora di più quando ci saranno gli halving successivi. Comincia a essere un pochettino inefficiente, diciamo, questo paradigma dell'halving, per il quale non ho mai creduto, è sempre stato un limite mentale sostanzialmente. Ti metti quella linea mentale, dopo l'halving avviene quello che deve avvenire. Dopodiché c'è la logica che molti, ecco, questa è una cosa che nessuno mai ha espresso fino ad adesso. Quando io compro un ETF su Bitcoin o qualcuno lo compra per me, in quel momento non va a cambiarlo con le altcoin, ok? Perché non è che c'è un ETF su qualche altcoin, attenzione. Quindi il fatto che sta aumentando, cosa succedeva prima? Prima il flusso era così, entravano capitali su Bitcoin, si riversavano sulle altcoin, partendo da Ethereum soprattutto, e poi su Memecoin, e poi ti arrivava la persona e ti faceva la domanda: scillami il 1000 per che viene fatto in un giorno. Quando ti arriva quella persona, crolla tutto. Di solito per me è successo così. Praticamente devi scappare, sì, allora a quel punto devi scappare. Ecco, adesso questo flusso si è un pochettino interrotto, il fatto dell'ETF, perché una volta che compri Bitcoin come ETF, e quindi in questo caso magari BlackRock deve comprare Bitcoin a sua volta,
quando tu andrai a vendere le ETF, non l'andrai sostanzialmente, vai a ritornare in fiat, non vai a passare in altcoin. Sì. Sì. Quindi dai anche questo diciamo, questa differenza che si è venuta a creare, che mi lascia un pochettino col punto interrogativo. Dico, allora, in questo caso le altcoin che sono cresciute in questo momento, da dove sono entrati questi fondi? Se l'incremento di Bitcoin, almeno la narrativa ci racconta che è legata all'ETF, perché non è sicuramente legata all'halving, ancora non è avvenuto. Sì, quindi sì. Sono tanti punti interrogativi. Adesso c'è pure il discorso che si è aperto di Ethereum, che la SEC vuole forse decidere se si tratta di una security o no. Ecco, questo poi, secondo quello che può essere il test di Howey, devi andare a verificare se è una security per i primi tre punti, diciamo, che può essere security per il fatto della decentralizzazione, se viene dimostrata, forse esclude il fatto che Ethereum possa essere una security e di conseguenza tutto quello che ci sta sotto. E quindi magari questo potrebbe fare ulteriormente andare a incrementare il prezzo di Bitcoin, perché chi sta su Ethereum dicendo mizzica la SEC può decidere che security, e là succede altro che ETF poi su Ethereum che vediamo, perché chi è che ci va a investire? Quindi magari c'è un flusso di capitale che si sposta su Bitcoin e penseremo che sarà l'effetto halving. Ecco, ci sono tanti pensieri in questo momento che mi girano in testa, però sicuramente deve respirare il mercato. Deve respirare, Solana è cresciuta in maniera esponenziale, ma più che un crollo vedo una lateralizzazione, come si è detto, e poi una ripresa, perché effettivamente, come si vuol dire, c'è materia dentro, non è un pallone vuoto, è un pallone pieno di sabbia, però sabbia bella dura. Come si dire. Attenti, prima di andare da Pietro su NFT, magari una chiamata, ok, bene, se la vediamo assieme. Non dico telegrafico a tutti e tre, a tutti e quattro, ma secondo voi, se non ci fosse stati questi tre ETF su Bitcoin, quanto varrebbe oggi Bitcoin? 40.000? Secondo me saremo forse su quei livelli, se non meno, perché comunque conta che tanto, cioè tanta salita del prezzo di Bitcoin è stata data proprio dall'hype, non tanto dai capitali che hanno creato gli ETF, per cui proprio dall'hype dell'idea dell'ETF stesso, e probabilmente se comunque viene tolta un po' la questione dei rumor negativi rispetto all'ETF di Ethereum, che alla SEC gli arriva la chiamata da Larry Fink e gli fa dai, senti, non far cazzate, e comunque si comincia a parlare di approvazione, vedremo la stessa identica cosa anche su Ethereum. Considerare anche che su Ethereum c'è uno storico non solo di speculazione o di dichiarazioni off the record riportate su CoinDesk, ma anche di dichiarazioni dette e ridette dalla SEC stessa, sia in tribunale e nel congresso statunitense, che da quell'uomo lì che c'ha i capelli più belli di sempre, quell'uomo lì che c'ha la situa, che appunto definiscono Ethereum molto simile a Bitcoin in termini di commodity o security, oppure come una non security al pari di Bitcoin, al pari di altre due, mi sembra, Polygon e Litecoin. Queste sono dichiarazioni che sono state fatte anche in sedi giuridiche importanti, e se mai si dovesse arrivare al punto in cui, come nel caso dell'ETF BTC, gli issuers, piuttosto che quelli che vogliono convertire ETF non spot fino a ad arrivare a ETF, ad avere un ETF spot come Grayscale o 21 Shares o ARK o chi ne ha più ne metta, ci sarebbero delle dichiarazioni ancora più importanti a favore di Ethereum. E quindi stiamo parlando di una voce che è comunque legittima, perché sappiamo che la SEC è un po' come cioè, avere a che fare con, non lo so, un gatto randagio che poi ti entra in casa, all'inizio mangia i viustel, poi comincia a romperti tutto. E parabola particolare, no, cosa ti è successo ultimamente? Non lo so, è così, nel senso, loro da un momento all'altro hanno le loro cose e ci sta. Come abbiamo visto con l'ETF BTC, c'è stata paura fino a una settimana prima, e adesso la giustificazione primaria per... le quote discendenti rispetto a ETF sì, ETF no per Ethereum sono state ma non stanno parlando con i potenziali issuer, però abbiamo avuto le prime notizie che stavano parlando veramente con gli issuers per BTC,
due settimane, 10 giorni prima dell'effettivo rilancio, quindi sicuramente c'è una componente di paura e anche di una componente macro che vuole far calare un po' questo mercato e non far vedere livelli di percomprato mai visti. Sì, 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 quello sì. Però secondo me poi arriveremo a una certa nel quale effettivamente forse ha quasi sempre meno senso riferirsi a Bitcoin come Bitcoin e alle altcoin generali come altcoin, perché appunto, sebbene magari negli anni passati ci fosse stata questa grossissima distinzione tra Bitcoin e tutto il resto, no? Dove Bitcoin magari ci aveva il 70% di dominance, come nel 2020, per dire, e il resto erano letteralmente briciole. Adesso in realtà comunque vediamo una dominance di Bitcoin che resta comunque alta, perché? Perché comunque appunto con gli ETF l'abbiamo visto che si è mangiato dominance rispetto a tutto il resto. E anzi, ancora prima del tempo ha fatto gli all-time high. Non fosse stato per gli ETF, comunque l'abbiamo visto, cioè, l'abbiamo detto un attimo fa, non saremmo qua, ecco. E però in realtà in futuro è molto probabile che arriveremo a una condizione per il quale Bitcoin, per assurdo, potrebbe anche non essere più il numero uno, o meglio, potrebbe trovare la sua non tanto da King, ma come da semplice oro digitale, semplice riserva di valore, no? Come signore feudale, non come King. Chiaro, torniamo al feudalesimo. Con tutto il resto delle altcoin che invece hanno la loro linea. Sempre più persone trattano le altcoin come un mercato azionario. Assolutamente. Un bel po' più reattivo. Sono tech companies alla fine. Cioè, sì, perché rispetto a 4 anni fa, adesso puoi costruire un portafoglio, un basket cripto e generarti una rendita sfruttando le staking reward. 4 anni fa questo era... Sì, si poteva fare, ma era per pochi. Cioè, adesso certo, viene ritenuto come una funzione, una disponibilità per tutti. Ritorniamo da Pietro con i NFT. Come ti ho scritto pubblicamente, anch'io adesso faccio parte del OK Burls Club. Sapete cosa sto facendo quando realizzo... Stai facendo le tue maglie di Bershka? Come? Stai facendo le tue maglie di Bershka, di Zara, che hanno fatto la parte. Quando realizzo dei profit di una certa consistenza, una parte mi vado a comprare un NFT di prestigio, o se non altro una collezione blasonata che in questi ultimi mesi magari ha sofferto come prezzo e così via. Pietro, dici qualcosa innanzitutto su OK Bears, okay, e se a tuo modo di vedere ce ne sono... Facciamo un paio che sono sui tuoi radar e che ti stuzzicano particolarmente. Ma allora, OK Bears purtroppo... Mi piace questo qua che mi hanno piazzato. Guarda, bellissimo, tra l'altro Polar, mi piace quello bianco a me, ce n'è uno anch'io. Bipolar. Bipolar, Fur. OK Bears. Il problema di OK Bears è che nonostante... le partnership grosse che abbiano chiuso si trovano, diciamo, in una situazione non molto favorevole, perché tu sei riuscito a comprarlo adesso a 5 più o meno, ma tipo 3 settimane fa stavano sui 13-14. C'è stato un crollo importante perché hanno deciso di lanciare la loro seconda collezione, altri 10.000 pezzi, su Chain Ethereum, perché hanno questo feticcio di andare multi-chain, perché hanno 2 collezioni su Bitcoin, una su Solana, una su Ethereum, da quanto ne so ne vogliono fare un'altra su non mi ricordo quale chain, però hanno questa cosa di voler andare multi-chain per... Magari a un certo punto questa cosa sarà una roba super in trend, loro saranno i primi ad averlo fatto, però teoricamente è un NFT che vuole creare, diciamo, un brand di abbigliamento e con varie partnership, tra le quali con Red, con Zara, con IMG, insomma sono nel panorama NFT quelli con il pool di partnership più grosso, però in qualche modo questa cosa non viene riconosciuta, perché, come ti facevo il discorso all'inizio, holder benefit da OK Bears, gli holder si sentono un po' diciamo in disparte, perché a differenza, diciamo, degli NFT importanti in questo momento che
vengono selezionati per airdrop e quant'altro, ok, Bears sono un po' in disparte, non vengono molto calcolati, e resta il fatto che quegli obiettivi che loro hanno raggiunto, utili o non utili, comunque rimangono per me l'elite su Solana in quanto a partnership, e sono probabilmente, per quanto mi riguarda, nella top 10 dei progetti tra Solana ed Ethereum. Il problema è che, cioè, alla fine la community decide il prezzo in questo momento non è assolutamente, diciamo, quello che secondo me dovrebbero avere. Mancano dei tasselli, ovviamente. Quindi so, sto dicendo l'insuo che i Bears? No, assolutamente no. Assolutamente okay, no. Assolutamente no. Per te sarebbe un fair price, market price, $3,000 adesso? Allora, adesso no, perché comunque ora loro sono cioè al prezzo ha dampato parecchio, ma in realtà tutto il mercato NFT ha dampato parecchio, solo che si tende a guardare quello che sta performando peggio in generale, perché hanno deciso di lanciare la seconda collezione nel momento peggiore in assoluto. E il fatto è che loro hanno avuto una price action terribile, nel senso che post mint erano andati a 200 Solana, adesso stanno a 5, quindi sempre sotto l'occhio del l'occhio del ciclone. Vabbè, cioè, sì, esprimiamolo anche in US dollars, in dollari americani $4,000 e adesso stanno a 1,000, giusto? No, stavano a $20,000 a top ATH, $20,000. Chi, quali? Diverso. Due anni fa. Ma la gente che li prendeva pensava fossero degli orsi reali? O cioè, no, perché c'era, diciamo, si era creata una FOMO di massa dove personaggi influenti di Ethereum compravano Bored Ape 2.0, c'era questa narrativa. Sì, perché alla fine anche l'NFT ha un po' di quella sembianza. Hanno ripreso, si sono ispirati tanto a quelle cose lì. Ne parlavamo forse una volta che siamo andati live insieme, che comunque NFT come gli OK Bears checkano tutte le flag sulla quelle checklist box. Del buon NFT, no? Box, comunque sì. Profile picturabile, semplice, un botto di varianti, cioè, animali. No, quello assolutamente sì, infatti, diciamo, esteticamente sono quelli più godibili dal mio punto di vista, poi ovviamente è soggettiva la cosa, poi ovviamente stiamo parlando di PFP, collectibles, non stiamo parlando di Picasso, non stiamo parlando di arte ovviamente, però comunque per l'ambiente PFP, cioè OK Bears ceccava tutto quello che doveva ceccare. Il problema è che adesso stanno soffrendo e non so se effettivamente questa cosa cambierà. Come avevo fatto un discorso con qualcuno qualche tempo fa, servono nuove persone, non perché ti serve exit liquidity, ma per il semplice fatto che uno che entra adesso, che non sa tutto quello che è successo, non sa tutta la FUD che c'è stata, non sa perché c'è questa gente che è arrabbiata, arriva, vede le partnership che hanno fatto, vede che il progetto è un progetto che sta buildando da anni, non gliene frega niente che sono dumpati da 200, li vede a 5 e dice: ma com'è possibile che un progetto del genere con queste partnership abbia un valore così basso? Me lo compro. Ti arrivano però due adesso, tre persone influenti. Adesso faccio un po' il pirla controcorrente. Adesso faccio un attimo il pirla controcorrente. Nel senso che la Peppa... Bande deep! Invece Gaetano, passiamo a Gaetano, dopo ci ritorniamo sugli NFT, tenetevi caldi. Gaetano, tu segui anche qualcosina di NFT o hai qualche NFT che in portafoglio di cui sei fiero? Di cui sono fiero in questo momento nessuno. Il silenzio parla, Gaetano. Però tra poco compro un orso pure io, guarda, stasera voglio comprare un orso, voglio farmi del male. Ho deciso, quindi... Tutti quegli occhiali? Oh, ce li ho anch'io di là. Max Speed. Max Speed. Aspetta un attimo che arrivo. Max Speed. No, ma adesso effettivamente voglio fare mente locale su alcune operazioni che ho fatto su Solana NFT. Due sui Medlets, una su con UChain e una con
E una a Contorino, da grosso modo, li abbiamo comperati intorno ai $1,000, $1,100. Oggi valgono quasi 30,000. Cioè, quando si menzionava, quando si menzionava, ah, mi state provocando. Bene, ci hai tolti tutti. Dove è andato? Ah, è tutto buio qua. Rossi, no, quelli rossi. Stato ecco come si vedere come torni. Allora, adesso pronti, mi avete tutti? Dai, dai, siamo. Tutti con gli occhiali. Siamo. Allora, ma la domanda è, con quegli occhiali si scopa di più? In un momento, in un momento in cui c'era un po' di abbandono e calo dell'hype, sapendo che erano quelle che in un futuro non molto lontano forse si sarebbero trasformate nelle nuove board ape Solana Yacht, $1,000 io ce li ho cacciati, perché tanto alla fin fine anche da 1,000 è un po' difficile che vadano a zero, magari scendono di altri 30-40 punti percentuali, non è che ti rovini. Magari, beh, Eugenio, ti avevo dato degli alfa importanti su Madlads. Sì, no, ma Madlads è stato... L'hai preso prima. L'hai preso ragazzi, prima. Sì, è stato acquistato su... Poi anche Solana Monkey Business Generation 3, grazie Pietro, ti ho ascoltato. E l'altro ieri, OK Bears, quindi adesso ci faccio una riflessione e me ne vado a comprare... E vado a comprare qualcos'altro. Quindi ci sono dei momenti in cui bisogna avere il coraggio di cliccare il ditino sul mouse, perché c'è tanti ti dicono poi a distanza di tempo sei stato fortunato, tu hai comprato. No, perché se uno ci crede, vede che cosa può rappresentare quella collezione, sa che è molto più difficile che magari una collezione si schianti a zero se una di quelle si chiamano fango, sì, esatto, e pertanto magari in ottica appunto di resilienza del portafoglio ci vai ci vai a mettere qualcosa, quindi la sigla. Sì, quindi da quel punto devi crew senza scazzi 911 11 settembre, never forget. Non comunque ritorniamo pertanto a fare gli official gangster, persone serie, sì, serissimi gangster ufficiali. Tocca a Sam e Davide, che cosa ne avete, qualche dritta sui i dex, visto che avevamo iniziato con i dex, e qua con l'occasione faccio vedere anche uno dei dex che io ho iniziato, allora, con cui ho iniziato. Aspetta, aveva un'opinione, aveva un'opinione controcorrente, signor Davide. Io avevo un'opinione controcorrente, però cosa sei, un salmone? La volevo dire prima e adesso non mi ricordo quello che stavo pensando. Sui, in sulla gente, tu? Eri sulla gente che entrava nel mercato. Ecco. Ce l'ho, grazie Sam. Allora, prima di arrivare ai dex, che poi a quello ci arriviamo perché mi sto divertendo veramente... Mi sto divertendo veramente tanto. Quello che volevo dire è che effettivamente, secondo me, bisognerebbe valutare piuttosto bene le nostre fondamenta a livello di conoscenze di progetti. Sì. Discorso serio, nel Vai. Senso, ora come ora ci troviamo in una situazione dove magari progetti che ne vengono da bull market passati, io faccio un semplice esempio, non mettiamo in comparazione. E Jupiter con Radium. Ok? Sì. Io oggi, no, oggi il cazzo, ieri, mi sono messo a utilizzare Radium perché ho detto, visto che sono un boomer ormai di questo mondo e ne vengo dalla scorsa run, mi sono messo lì con il mio bastone e i miei occhiali da vista, ho detto, mettiamoci a fare un po' uno swap su Radium. Micchia, Radium 3 ore per caricare, una vita per beccarti i valori del portafoglio e via dicendo, ho detto, vabbè, magari c'ho la connessione che va di merda. Ricarico la pagina e stessa situazione, ho detto vabbè, magari vediamo un po' se Jupiter funziona un attimo meglio. Boom, tempo 5 secondi su Jupiter, avevo già fatto tutto. Ora, questo è un piccolo discorso per introdurre una questione un po' più grossa. Quindi noi che ormai abbiamo degli anni in cripto,
siamo piuttosto maggiorenni per quanto riguarda i crypto markets, potremmo ricadere nel rischio di rimanere ancorati alle nostre convinzioni rispetto a quelli che sono i progettoni fotonici, le blue chips e via dicendo, no? Che in realtà, se ci vai a pensare, fai un ragionamento completamente senza nessun tipo di bias. Cardano, quindi, sta arrivando, eh. Infatti, guarda che hanno rilasciato le stablecoin. Ricadiamo. Stanno arrivando. Ricadiamo proprio lì. È l'anno di Cardano 2024, ragazzi. È l'anno di Cardano perché poi Cardano l'anno del cosa? Ho visto anche sul calendario cinese che è l'anno del bradipo, quindi siamo perfetti. Allora si va. È l'anno di Cardano, ragazzi. No, il discorso è, c'è il rischio appunto per noi che comunque abbiamo già vissuto bull market passati di rimanere ancorati a quei progetti che venivano contati come blue chip in passato. Il punto è che loro hanno già avuto la loro grossa fase di hype folle. Sì. Ma c'è il rischio che questo hype non ritorni, perché ci sono nuovi progetti con molto più hype, molta più fame in realtà di questi progetti, che si baseranno proprio sul creare hype nuovo, perché non ce l'hanno avuto in passato, hanno lanciato in questo momento e hanno la necessità comunque di trovarsi il loro spot all'interno del mercato cripto. Per cui, sebbene comunque ci siano progetti che hanno lanciato in bull market passati che comunque sono tuttora del blue chip, vedi magari Chainlink, vedi magari Solana stessa, cioè per assurdo comunque ha fatto una run esagerata la scorsa bull run, ne sta facendo un'altra tuttora e sta dimostrando che comunque c'ha due palle così Solana. Però in realtà, vai a vedere quello che è successo con Polkadot, per dire, che prima parlavamo di Polkadot. Polkadot scorsa run ha fatto una bellissima corsa, super dignitosa, contando anche tutta la questione delle parachain auction, che chiaramente hanno aiutato parecchio il prezzo. Quest'anno invece, tu l'hai vista? Sì, l'ho vista dal Bissola Marina, però era in mare, non se la cava tanto bene. Stavo cercando di raggiungere il boino, ma non so se... ce la fa, ne? Non lo so. Sto provando a nuotare verso la riva, però la vediamo abbastanza dura, almeno una settimana che ci prova. Sì. Comunque, detto questo, per cui appunto, piccolo avviso, sicuramente bullish su le blue chip, giustissimo. Sicuramente bullish sui progetti che venivano considerati blue chip in passato, ma con cognizione, cioè non tuffiamoci sul dire ah no, Cardano, anche perché c'è Cardano anche, sappiamo chiaramente più. Tutto ciò dipende da Davide. Bellissimo questo tuo intervento, perché io lo sposo al 100%, nel senso che è questo che la differenza adesso nella fase, chiamiamola così, di screening o di selezione, di picking di quello che devi mettere in portafoglio per provare a generare performance, smarcarti dal resto. Cioè, levarsi, come hai fatto ben capire tu, dalla testa che 4 anni fa dentro un portafoglio c'è appunto Cardano, Polkadot, Dash, qualche altra minchiata che non mi ricordo, che adesso non hanno più significato, perché nel frattempo è arrivato qualcosa che ha scalzato, che ha smarcato, e lo si capisce da come arrivano stanno dirottando i capitali. Gaetano, da questo punto di vista, c'è l'altra volta, mi ricordo che avevi menzionato Neom come IVM dentro, come progetto emergente dentro Solana. Ce n'è qualche altro sui tuoi radar che ti piace? Sì. Io faccio la mia chiamata, che adesso sono tutti pazzi per l'RWA, Real World Asset. Ci metto tutto il portfolio, vai. C'è rischio che si stia creando una bolla similare a quella del metaverso di 3 anni fa con i Real World Asset, mentre un altro tema, settore di mercato completamente ignorato, che è il DePIN. E da questo punto di vista c'è dentro l'ecosistema di Solana almeno tre io.net progetti che sono, a nostro modo di vedere, Render. Ilium e Ivemapper. Il terzo qual era? Ilium, Ivemapper e Render. Ermapper. Ce n'è altri. Ivemapper, per chi non lo conosce, andatevelo ad approfondire, perché
consente, ve lo semplifico per chi anche sta ascoltando, consente di montarsi un dispositivo nella propria automobile e ogni quando si gira questo fa tipo Google Map, fa le sorti di Google Map e ti paga in token dell'ecosistema per il fatto di mappare il territorio, quindi è un'alternativa decentralizzata a Google Map con tutta una serie poi di altre... Quanto è di cap? Se è sopra 10 milioni non mi interessa. No, sì. Ma quindi Eugenio, domanda fondamentale, secondo te Render anche dopo la sua corsa e a questo livello ha ancora gambe per correre nel breve o la vedi più come una play di lungo periodo in cui potrebbe trovarsi ad avere una cap molto più alta? No, ma Render, se uno capisce che cosa serve, come funziona, si rende conto che è tipo con Netflix o qualcosa del genere, cioè come idea. Sì. Chi segue Road 200K e altri portafogli, Render è lì fermo in posizione per adesso. Non ho intenzione di andarlo a scaricare. Io poi faccio faccio dei ragionamenti assurdi, cioè siccome potrebbe essere una narrativa simile, ora sono piuttosto diverse, però tipo mi veniva in mente Filecoin, la comparavo con Filecoin. Filecoin infatti sono Filecoin, se non erro sopra e sotto c'è il Render. Esatto, però Filecoin ha avuto un ATH di circa $70, mi pare. No, di più, 100 e rotti. E per quello, e hanno la stessa supply. In questo momento Filecoin ha $9, per farti capire. E comunque non è che la narrativa su Filecoin è cambiata, perché c'è i PFS dietro, quindi c'è tutta un'infrastruttura effettivamente ben costruita. E... sinceramente, secondo me Render ancora può cercare. Render può cavare. Cosa hai adesso sul tuo radar, Gaetano, che ti piace dell'ecosistema che magari non è particolarmente attenzionato o che perché lo stai proprio utilizzando? Guarda, ne parlavamo prima ed è una cosa che in questo momento io la sto guardando con un occhio di utilizzo proprio, che è praticamente Solmail, quindi praticamente un caso d'uso reale, concreto, effettivamente sull'utilizzo, con quello che può essere ad esempio l'utilizzo dello scambiarsi mail su blockchain, che più o meno, secondo me, anche un catalizzatore di questa scelta, di questa soluzione, è stato Solchat, praticamente, che funziona molto bene pure. Chiaro. Ovviamente sono tutte soluzioni, attenzione, che richiedono sicuramente velocità. Se vai su Ethereum pagheresti l'ira di Dio per praticamente scambiarti due messaggi e ci impiegheresti un'infinità di tempo. Se non hai sotto un'infrastruttura veloce e con a basso costo, tutta sta roba qua non funziona. Cioè, questi sono use case che fanno bene perché hanno un'infrastruttura sotto che gli permette di avere esattamente quello che gli necessita per le loro funzionalità. Attualmente ho visto pure che è uscito Solfiles, pure che è un'altra cosa per lo scambio di file, che vuole emulare un pochettino quello là che praticamente ne parlavamo adesso, che era praticamente Filecoin su Solana, però diciamo che per arrivare a Filecoin ce ne vuole. Però, ripeto, ce ne sono... dove ti arriva poi la mail, dicono, giustamente. E la mail tramite l'address la puoi tutto gioca, la blockchain funziona con gli indirizzi, quindi non ti può arrivare, voglio dire, se no sugli indirizzi. Hanno postato il tutorial, la registrazione di una demo e fa capire come potrai scrivere una email in ottica decentralizzata utilizzando il tuo address, che sarà ovviamente un po' come PayPal, che aggancia un account a un'email. Qua aggancerai un'email o un dominio su un address. Questa è una di quelle use case che veramente, quando la lanceranno adesso tra 3-4 giorni, quello potrebbe creare effettivamente un altro effetto overboost al prezzo, perché ci sarà interesse nell'andare a provare, testare, utilizzarla e così via. E non dimentichiamo mai che tutto
il numero dei wallet attivi è schizzato a record storici proprio grazie alle meme coin. Le meme coin hanno alimentato tutta l'user experience e quindi hanno creato nuovi adopter, nuovi utenti. Immaginate poi qualcosa del genere quando sta roba qua che comincerà ad essere recensita dai giornali informatici, blogger, content creator, lì veramente diventano casi che poi creano aspettativa anche sulle dinamiche di prezzo. Aggiungo un'ultima cosa, questa l'ultima che ho diciamo scillato, poi tutto quello che stiamo dicendo non sono consigli finanziari perché tutto può cambiare, però stiamo guardando interesse sostanzialmente a quelle che possono essere applicazioni, casi d'uso reali. Già è uscita da 24 ore, la possiamo trovare su CoinGeek, non su CoinMarketCap, al prezzo di praticamente 6 centesimi, e in questo momento abbiamo una max supply di circa 1 miliardo più o meno, 999 milioni, 990 mila, quindi sì, un miliardo. Altino il prezzo comunque. È altino il prezzo, sì. Assolutamente. Cioè, altino, dipende poi da quanto viene utilizzata, poi magari sì, è dall'utilizzo, io ancora questo voglio capirlo, una volta viene rilasciata sicuramente andremo a testarla per bene, volevo capire l'utilizzo che diciamo aveva il token all'interno della piattaforma, perché poi la cosa più importante è questo. Per anni si era detto pure, ad esempio, che su Chainlink c'era Link che non aveva utilizzo, non aveva senso perché funzionava senza. In realtà Link con la funzione RC677, quindi con la funzione di transfer and call, praticamente ti funziona, senza di quello, diciamo, come fai a trasferire, a fare la chiamata e a fare il trasferimento dei dati. Quindi sostanzialmente l'utilizzo del token è una delle tante cose che bisogna guardare, perché poi alla fine scopri che il token magari è semplicemente un modo per spingere il progetto, ma non serve nemmeno per il progetto. Quindi va capito anche quanto il token è importante. Quindi certo, il prezzo relativamente può essere alto, ma relativamente potrebbe essere basso. Dobbiamo andare a vedere poi quando esce la piattaforma. Sicuramente la meme season aiuta parecchio in questo senso. Volete l'ISA token? Certo, certo. Allora, droppate tutti i vostri Solana all'address che adesso vi diamo qua nei commenti. Non vi preoccupate, non succederà nulla. Facciamo la pre-sale, il sito carino, droppiamo. È un multisig, le sig sono mie di Davide. Sì, sì. Gli altri due firmiamo. Tra l'altro, sì, questa, non so se voi l'avete mai, forse tu Gaetano, da tecnico anche informatico, cioè, avete mai provato a simulare l'invio di una dotazione di token a 300-400 address tutti allo stesso tempo? Sapete come si fa? Ci sono svariati tool, uno in particolar modo, in cui tu vai Fox a fare... Come? Famous Fox lo fa. Sì, esatto. Ma su Solana stai dicendo Eugenio, ovviamente. Su Solana, che la motivazione per cui poi si è voluto fare il drop di Torino DAO è quello proprio di creare un use case in cui facciamo vedere che senza essere dei mega fricchettoni, anche noi abbiamo la capacità di utilizzare dei tool che hanno sviluppato alcuni builder in cui una volta che hai il pacco, il blocco di tutti gli address recuperati da una funzione di hashlist in un determinato momento su un token, su un NFT o sull'interazione con un DEX, il tal giorno e così via, poi puoi decidere di mandare a tutti, quindi basta fare copia e incolla tutti gli address come se fossero delle email. Metti quanta dotazione vuoi inviare ad ognuno in parti uguali, l'importante è che devi avere la dotazione, premi click, dai esecuzione con l'interazione del wallet che firma il signature, e tempo qualche secondo, boom, fai il drop. No. Al costo di $0.0025. Fallo su Ethereum, che gliel'ho provato. Appunto, fallo su Ethereum. Sul Remix, allora, a parte che ho fatto un video sul canale, praticamente come in 3 minuti si crea un token, quindi per la facilità di creare un RC20. Sì. Su Ethereum mi sono beccato la giornata in cui c'era la rete mezza bloccata,
Quindi per creare il token, ho detto entro 3 minuti finiamo sto token, perché alla fine è un codice del cavolo, si fa in un attimo. Cioè addirittura sì, potresti paradossalmente, se non vuoi mettere funzionalità particolari, fai copia e incolla su GitHub di un classico RC20 e te lo fai generare, è facilissimo. Però quando fai la transazione su Ethereum e c'è la rete bloccata, ti stai così aspettando che il Remix ti fornisca come risultato, voglio dire, il token è stato creato. Col cavolo che puoi aspettare ore, per non parlare del prezzo, per non parlare del prezzo della creazione. Non parlare quando dovresti pagare, anche se la volessi fare, esatto. Dai, ma allora, Ethereum... amici miei, non dell'avventura, visto che siamo in prossimità del... ci mancano ancora 10 minuti, adesso dobbiamo creare un po' di... facciamo... roviniamo il sonno a chi ascolta, dai, e a chi ascolterà poi anche domani. Una foto mattina, dei miei piedi prontissima. Sì, prendete degli incubi. Proviamo a fare qualche ipotesi di scenario prezzo. Adesso facciamo un worst case scenario, un best case scenario. Il best case scenario in relazione, però, sempre. Cosa? In relazione su, no, solo su the moon. No, no. La price prediction solo su Solana, quindi come si chiama? Best case scenario che mette insieme cosa mette assieme? Che mette assieme il lancio in mainnet di FireDancer, il proclama di qualche emittente di ETF che dopo Ethereum o in parallelo Ethereum vogliamo anche l'ETF di Solana negli Stati Uniti, e terzo i volumi di stablecoin sulla DeFi su Solana raddoppiano rispetto ai livelli attuali. Significa che già adesso stiamo davanti a Ethereum di tipo 30-40 punti percentuali in volume. Se raddoppiano, significa un numero di user che letteralmente esplode. Questo è il best case scenario. Worst case scenario, invece, ostilità normativa post Ethereum. Spiacevolezze su Bitcoin per gli ETF, per qualche ragione si verificano prese di beneficio, scarichi e robe varie, effetti negativi post halving e deterioramento del quadro macro. Ecco, lasciamo perdere lo scenario intermedio che vorrei ma non posso, è come un po' un trance, ma vediamo le due parti, il buono e il cattivo. Secondo voi, ricordiamo allora, che queste io direi di approfittarne. Ricordiamo a tutti chi ascolta che queste non sono ipotesi di investimento, NFA, ma sono ipotesi aleatorie su possibile azione di mercato, qualora appunto ci fossero tutte queste condizioni in sequenza, sia positive anche perché se fossero state deterministiche, io ero in mutande, già mi ero venduto la casa, le mutande, tutto. Smash. Esatto. No, primo, quindi, mi raccomando ragazzi, la N-word prima di tutto, not financial advice. Sì, e... solo Wedro fa la N-word. Financial advice. Solo, ah, ok. E, no, oltre a questo, mi raccomando ragazzi, magari giochiamocela bene sta roba qui, così almeno vediamo di essere tutti completamente bearish, così almeno instauriamo quella liquidation cascade e facciamo un altro buy the dip importante. Che ne dite? Tanto ci abbiamo mezzo milione di persone. Ok. Secondo me Anatoly Yakovenko gli viene un ictus. Sì. Sì, Solana a $10 di nuovo. A parte gli scherzi. Allora. Quindi price predictions per quanto riguarda solo Solana? Dai. Sì, solo Solana. Okay. Fango allora, su tutto il resto. Chiaramente. Ma culo. Infatti adesso poi vado col pennarello, sta roba sì, qui. Però c'ha la maglietta di Ethereum. Che me l'ha andata gratis, chi sono io per dir di no. Comunque, a parte questo. Allora, io sinceramente, ragazzi, non mi picchiate. Non mi picchiate, però in questo ciclo Solana $1,000 fatico a vedercela, perché lo so, chiamatemi pazzo per Gesù, però in questo ciclo la vedo abbastanza. Non dobbiamo essere ciechi come i massimalisti, uno cerca di essere ragionevole, quindi ci può essere
un up e un down come oscillazione. Mille, neanche io ritengo che per no, questa infatti, fase sia possibile. Quindi mille non li mettiamo in cantiere. E invece sul lato opposto... Aspetta, 1000 non li mettiamo in cantiere, però appunto, come dicono anche in chat, 450, 500 forse è fattibile, a seconda, cioè nel senso, Fire Dancer viene fuori che comunque funziona bene come si deve, Solana riesce effettivamente a far vedere a tutto il resto del mondo cripto che ha la possibilità di tirare fuori questo throughput allucinante. Magari vediamo una season 2 della meme coin mania in coincidenza con la bull run pazzesca in generale del mercato. Anche, qualsiasi cosa. E, per cui potrebbe succedere come roba. Un 2X ovviamente questo a patto che tutto il resto del mercato resista e che ci sia magari anche non dico un super ciclo, però comunque una bull run molto consistente. Cioè ci sono un sacco di punti di domanda che entrano in gioco. Per quanto riguarda il lato negativo, invece, potrei... adesso, anzi, guarda, mi vado a prendere un secondo la chart di Solana, solo che con sta roba qui non vedo un cazzo qua in faccia. Mi prendo la chart una settimana e ti dico subitissimo il prezzo. Guarda, io ti dico un $60. $60, ok. $60. E tu, Sam? Mi trovo abbastanza allineato, credo però che a meno che appunto di Black Swan oppure semplicemente fasi di scarico incredibilmente pesanti, che possono anche succedere perché ricordiamo che seppur adesso ci sono gli ETF su BTC e in generale più interesse istituzionale sulle varie altcoin principali, siamo comunque in un mercato overleveraged e lo saremo sempre perché quella è una delle attrazioni principali in cripto. Quindi, come abbiamo visto anche in verità nei giorni scorsi, una piccola fase di dump è diventata comunque con dei wick abbastanza pesanti proprio per queste liquidazioni molto aggressive e record in alcuni casi. E io, a meno che di una liquidation cascade, come ha detto Davide, causata da noi o da altri eventi giganteschi, credo che potremmo invece ritestare leggermente sotto i $100 prima di andare in un best case scenario bullish. Abbastanza bullish. Il mio best case scenario è anche lì attorno ai 2x dallo scorso ATH, quindi tra i 500 e i $550 perlomeno, diciamo, per i prossimi 5-6 quarter del mercato cripto, ecco. Pietro Gaetano? Pietro? Una persona sola. Prego, io poi dico la mia. Gaetano? Non ha senso. Bravo, Pietro. Vai, Moonboy, resta per ultimo. Io dico 3,50 e 4,50. Vedo un mercato bullish. Voglio essere proprio coi piedi per terra e realista in questo momento, se tutto va bene. Poi va più su, sono solo contento, figuriamoci. Però vedo le 3,50. Quello che fa la prediction più alta si beccherà il titolo di BitBoy Crypto per la prossima live dell'Italian Solana Alliance. BitSol Crypto. Invece bearish, dipende che cosa succede. Cioè, ci sono troppe variabili, quindi veramente questa è ultra sparata senza nessuna analisi. Quindi facciamo... $60 pure io sto, $50-$60. Sì. Però deve essere una catastrofe, cioè nel senso deve crollare il mondo praticamente. Sì, abbiamo notato come è stata resiliente in questi ultimi 3 mesi rispetto al resto, cioè che sì, c'erano magari flash crash su Bitcoin, ma tutto sommato reggevano bene, come ce l'ha detto bene sino ad oggi. Pietro. Allora, io ho qua il CoinMarketCap, CoinGecko, come cacchio si chiama, sotto mano, no? Che differenza c'è? È noto che la market cap attuale di Solana è 88 miliardi di dollari, scusate. Milioni. Problema di... 82 miliardi di dollari, scusate. E noto che se Solana raggiungesse la capitalizzazione di mercato di Ethereum, sarebbe quel... famoso 5x che porterebbe Solana a $1000. Okay. A che punto del ciclo siamo?
non si sa a che punto del ciclo siamo. Ipoteticamente, rispetto al ciclo precedente, siamo comunque in una fase abbastanza avanzata del bull market, diciamo una fase intermedia. Non è ancora arrivata, diciamo, quella narrativa di cui parlavo prima, di retail che arrivano, su quale cripto puntare. Si è consolidata nel tempo il fatto che Solana possa essere effettivamente un buon surrogato di Ethereum, un buon competitor di Ethereum, no? Quindi perché Solana non potrebbe essere l'Ethereum del ciclo scorso? Ossia quella cripto super drogata, super pompata, super acquistata, che porterebbe effettivamente la capitalizzazione di mercato di Solana simile a quella di Ethereum e quindi raggiungere la stessa market cap e quindi $1,000. Dai, continuiamo a sparare puttanate che arriva spettatore. No, parte di scherzo. Uè, no, ti però... odio, uè, no, vuol dire, è una vuol bellissima dire narrativa. Che... È una bellissima narrativa. No. Quindi... Ci credo anch'io su quello che hai appena detto, Pietro, perché se andiamo a leggere, a studiare la reportistica di chi adesso sta studiando il mercato e fa questo tipo di previsioni, è in sintonia con questa con questo con quello che hai delineato, cioè per carità nel 2021 c'è stata la pandemia che ha modificato anche il nostro comportamento, quindi il fatto che siamo stati più disposti a rischiare, buttarci dentro $1,000 e così via. Adesso Bitcoin ha un prezzo che un retail difficilmente si avvicina. Ethereum si comincia a sentire che ha problemi. Chi è che ha un bel prezzo psicologicamente parlando e si continua a parlarne, che è Speed of Light, ed è lì che probabilmente inizieremo a vedere un decoupling, almeno questa è la mia aspettativa, un decoupling, quindi mercato magari gira male, gira negativo, ma l'abbiamo anche visto recente, ma vi è un afflusso di capitali e un numero di utenti costantemente in crescita che fa pressione in acquisto, quindi in particolar modo lo si sta vedendo con la DeFi e le stablecoin, che adesso chi vuole smanettare sulla DeFi va sui protocolli di Solana, e questo è innegabile, lo si vede proprio da come vengono o da come aumentano i depositi delle stable che vanno lì oggi, anche USDT per Sol vanno lì su quel tipo di ambiente, ed è un indicatore, è un indicatore di adozione. E l'adozione è quella che poi genera interesse, interazione, richieste. Immaginate se arriverà veramente... Io lo faccio in questo modo. Guardo che cosa... ecco, ad esempio, vi ricordate 2 mesi fa che ci sono stati i famosi airdrop di Gwen e di Jup? Come si chiama? La didattica dei influencer in Italia è ciappa i skate che te la dà subito, vendili perché dopo crolla tutto. Chi oggi avesse mantenuto sugli airdrop avrebbe già fatto un 3x sugli airdrop. Cioè, lascia stare che io ho venduto Celestia praticamente subito quando mi è arrivata, mi sto ancora mangiando le dita dei piedi. Però comunque volevo un attimo mitigare contestualizzare la sentenza di Wedro per quanto riguarda questa cosa qua di Solana. Nel senso, ci troviamo in un momento dove ormai Bitcoin è diventato, non dico intoccabile, però quasi, no? Quella cripto istituzionalizzata. Ora, il numero 2 è Ethereum. Ci sposteremo in una condizione dove anche Ethereum, prima o poi, raga, cioè succederà, anche lei diventerà l'altra cripto istituzionalizzata. E quindi il discorso effettivamente è chi sarà
il prossimo Ethereum, chi vuole essere milionario in questo caso. E effettivamente chi ci mettiamo di mezzo? Ci mettiamo Polkadot, ci mettiamo XRP, Cardano, XRP, ci mettiamo to the moon. XRP, non penso proprio, non può, cioè, entrare. Effettivamente bravo. Solana è quella che sta facendo un po' la parte del leone che ha fatto Ethereum nella scorsa run, per cui sinceramente io non mi sorprenderei più di tanto di vedere una Solana che piano piano afferma sempre di più la propria presenza all'interno del settore cripto. Non che adesso, cioè, non se la caghi nessuno, perché comunque siamo qua a parlare, però effettivamente c'è la possibilità che diventi riconosciuta a prescindere come la numero 3 del settore cripto. Non mi aspetto magari un flippening, perché quello magari potrebbe arrivare solamente nel momento in cui anche verso Solana arrivano capitali istituzionali non dati da ETN vari che già esistono, ma da ETF appunto emessi dai più grandi mettitori, dai più grandi asset manager. E però fino ad allora io sinceramente Solana come numero 2 nel mondo cripto, dietro l'agglomerato delle cripto istituzionalizzate come Bitcoin e Ethereum, ce la vedo abbastanza facilmente. E non perché voglia fare il Solana Moonboy di chissà cosa, un pochino, però perché effettivamente comunque ha tutte le carte in regola. Poi se mi viene a dire no, però Solana poi si blocca, va bene, negli ultimi 6 mesi c'ha avuto uno 0.063 cos'è di downtime, va bene. Sì, bene, ah, se... cioè, anzi 0.06% 0,06%, sì, sì, sì. In un mese, perché gli altri 6 sono 100%. Un anno quasi. Sì, sì, sì. Per di più stanno arrivando comunque un sacco di novità anche all'interno di Solana, comunque cose tipo transazioni confidenziali, Fire Dancer che ne parlavamo prima, cioè nel senso c'è ancora tanta strada da fare. Soprattutto dal lato tecnologia real life Solana si muove, perché ha già un modello di telefono che è collegato anche al suo mercato, perché chiaramente comprare, cioè l'utente medio non comprerà mai un Solana phone rispetto a un iPhone 14.000 per adesso. Però io vedo questa condizione di, diciamo, il flipping, per fare un po' i Moonboy, legata a due condizioni primarie, ovvero la prima è che i capitali istituzionali dovranno, magari nel corso dei prossimi 5-10 anni, vedere Ethereum come blockbuster e Solana come Netflix. Quindi il distacco tecnologico, anche solo percepito a livello di narrativa, deve non solo rimanere questo, ma anche aumentare. Che abbiamo visto, comunque ci sono le carte regole per fare questo, ci sono anche le carte regole per Ethereum di riprendere un po' di terreno anche a livello di tecnologico, se Dankun viene... Tra 2 anni, quando le fees, esatto, abbassano. Quando Ethereum avrà le fees, il famoso quando, Ethereum che rimarrà nello spazio. Quando ci sarà lo Splorks. Esatto, quell'upgrade lì. E la seconda cosa che credo dovrà succedere è che Solana dovrà sempre di più essere, abbiamo visto il commento Solana is the new Apple, Solana dovrà sempre più essere gestita come una tech company a livello di prodotti, e a livello di anche impatto groundbreaking su tecnologie anche real life, che possono essere chip come Nvidia piuttosto che telefoni, quindi far diventare il Solana phone un competitor vero e proprio. Sì, ecco, adesso non ti metterà a competere con Apple, perché comunque sappiamo tutti che il Solana phone fa cagare, però a parte quello comunque fa cagare adesso. Tra 15 anni non farà cagare. No, infatti, se sono venuti fuori importante con queste feature groundbreaking del tipo «Yo, fratello mio, fai tipo la foto e lo miti come NFT!» Wow! Infatti c'è tanta strada da fare, ed è questo che secondo me può veramente fare la differenza con Ethereum, che non è al passo con anche la gestione, chiamiamola aziendale, della propria foundation, con quello che sta facendo Solana, che ogni capitale che gli entra va dentro a Solana. Questa è bene. Chiudiamo con questa di Bitflow, che è bellissimo. L'anno scorso il divario Solana Ethereum era 41, adesso è 5-1. Stiamo a vedere, dai, stiamo a vedere. Allora, siamo in chiusura. Ricordiamo, soprattutto chi ascolta la registrata, che il terzo episodio della Italian Solana Alliance andrà in onda alla fine di aprile. Rimanete sintonizzati che saprete il giorno con esattezza. Ricordate ognuno di voi novità o lanci che sono legati ai vostri rispettivi canali, Pietro, Gaetano, Sam e Davide. Pietro. Prego, prego Pietro. Con lanci cosa intendi? Ah, novità, dici? Dai, Wedro. Interazione molto grazie per la sub di Prime.
interazione con la tua community, e anche se ci sono novità che vuoi far conoscere. Ah, beh, no, novità in realtà sono tutte un po' nascoste, però seguiteci su canali Discord dove insomma, abbiamo interazioni riguardo alfa, cose interessanti, utilizzare, come utilizzare strumenti, come non farsi scammare, come recuperare le cose se te le scammano, eccetera eccetera. Quindi crypto community di Gene, non su Solana, NFT, Ordinals e quant'altro, let's go. Molto bene. Gaetano? Se non siete Bitcoin Maxi, potete seguirmi su Twitter o su YouTube, sul canale di YouTube. Quindi The Crypto Game. Perfetto. Sam e Davide? Noi, vabbè, adesso vi droppiamo in chat il link per entrare nel nostro bellissimo gruppo Telegram, dove oltre che di cripto si parla un sacco anche di piedi. Sì. E oltre questo, a fine aprile, ragazzi miei, se volete venire a far casino, adesso non vogliamo fare sponsors a nessuno, però c'è un famoso evento che ci sarà il 26, no? In occasione dell'halving di Bitcoin, lo sappiamo tutti, quello con The Crypto Gateway a Milano. Ah, quello che sta organizzando Luca Bogliardi? Sì, lui. Sì, ci siete? Venite? Se entro in Italia faccio il possibile. Genio, Eugenio, ci serve. Genio, ci sono. Ti ricordo solo che te sei Veneto e ci sono i free drinks. Eugenio, ci servi. Ci servi. Se viene Eugenio con lanciafiamme, voglio mi ha scritto anche oggi invitandomi. Se sono in Italia per quel periodo lì, sono ancora un po' troppo presto. Sono in Italia, mi organizzo e si fa bisboccia. Sì, io vengo là appunto per bere. No? Dove? Facciamo bisboccia, cazzo. A Milano. Sui Navigli. Dove cazzo? Dentro ai Navigli, Wedro, immergiti in un Naviglio. Vabbè, dallo Stordo all'Inuar a Milano in corso di qualcosa. Di Porta Ticinese. Ma ci è previsto che ci siano anche ragazze? Certamente. Allora no, un evento cripto, quindi secondo me no. Ci sono tutte quelle ragazze in cripto favolose, ce ne sono addirittura 7. Tipo quelle col pomo d'Adamo, forse. No, Io a vedere, innanzi, guardate che no, che non per quella, immaginate se per quella data c'è stato qualcosa di negativo sul mercato. Questa dovrebbe essere, speriamo che sia il contrario. Ci siamo solo io, te, Wedro e Davide e Gaetano, se possibile, di negativo, ci ubriachiamo al massimo. Esatto, negativo sul mercato ci siamo solo noi. Esatto. Allora, per chi ha ascoltato, ricordate che trovate poi tutti i link per andare direttamente sui rispettivi profili, sia Twitter che anche di YouTuber, in descrizione video. Tra un mese, terzo round table della Italian Solana Alliance. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie ai partecipanti. I miei auguri di buoni investimenti per le mie, e anche di Santa Pasqua per le imminenti festività pasquali. Buon trading e come sempre buona Solana. Noi ci vediamo tra un mese. A presto, arrivederci. Rimanete sintonizzati.